La banda della città di Martina Franca, Associazione Musicale Armonia Editria, offre a te, San Martino, che con Santa Comasia sei il nostro patrono, l'olio per l'accensione della lampada, perché arda innanzi a te come simbolo di amore sincero della nostra comunità. Essa ci ricorderà costantemente la luce dei tuoi santi insegnamenti. Ci parlerà sempre di te, araldo di Cristo, ispiratore dei sentimenti e delle opere migliori della nostra gente, animatore delle vicende più nobili della nostra storia. Fa che ognuno di noi voglia e sappia seguirti più da vicino nell'ascesa verso i più alti ideali di perfezione umana, sociale e religiosa. Amen. Accetta, o San Martino, l'offerta dell'olio per la lampada votiva che la banda della città di Martina Franca, Associazione Musicale Armonia d'Itria, unitamente a tutta la comunità di Martina Franca, oggi accende a te. Come questa fiamma vive, splende e arde, così per la tua protezione viva sempre in noi l'immagine di Dio Padre. Splenda ai nostri occhi la luce di Cristo, arda nel nostro cuore il fuoco d'amore dello Spirito Santo. San Martino, intercedi presso la Trinità Santissima perché siano purificati gli affetti, moderati i costumi, sublimati gli intenti, affinché noi tutti sopportiamo per amore le fatiche, i dolori ed i sacrifici. Fa che viviamo i dolori della famiglia e del bene comune nella giustizia e nella pace. Proteggi noi, tutto il popolo, la nostra città, il mondo intero e la Santa Chiesa. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Ultima strofa. Seduti. Uomo meraviglioso non ebbe paura della morte e non rifiutò le fatiche della vita.
Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme. Uomo meraviglioso non ebbe paura della morte e non rifiutò le fatiche della vita. Posso ancora servire il tuo popolo, non rifiuto la fatica, sia fatta la tua volontà. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, monti saltellarono come arietti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai il mare per fuggire, e tu Giordano perché torni indietro. E le due monti saltellate come e voi colline come agnelli di un gregge. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito.
come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Insieme. Signore, se posso ancora servire il tuo popolo, non rifiuto la fatica, sia fatta la tua volontà. Il vescovo Martino lasciò questo mondo, gemma dei pastori, ora vive in Cristo. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi. Voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Soltanto qualche minuto, qualche pensiero per questo testo della prima lettera di San Pietro, così ricco, così utile per tutta la nostra vita. Esorto gli anziani che sono tra voi.
Certo, il primo sono io. E poi penso al signor sindaco, penso a tutti voi, autorità, a voi papà, a voi mamme, a voi che avete un ufficio all'interno della società, a voi che avete un impegno nei confronti degli altri, che vivete delle responsabilità. Quanto è ricco questo brano. Pascete, pascere. Gesù si propone come il buon pastore. Com'è difficile in alcuni momenti, quando vorremmo usare un po' più di fermezza, stavo dicendo forza, un po' più di fermezza, diventare autorevoli, non mostrando i muscoli, ma mostrando le ragioni della pazienza, della temperanza, della mitezza. Sì, ma di questo passo non si va avanti. Questa è la proposta che faceva San Pietro ai suoi tempi. Questa è la proposta vissuta da San Martino. Questo è l'impegno di vita che San Martino questa sera rivolge a noi tutti. Il gregge è affidato dal buon Dio a ciascuno di noi. Che bello, noi siamo amministratori di un tesoro, di un bene che il Signore affida a ciascuno di noi. Sentiamoci responsabili. Poco prima di questo incontro, chiacchierando del più e del meno, si faceva notare che c'è un senso di irresponsabilità. Perché? Perché ognuno non risponde più all'altro, non risponde. Responsabile significa che si risponde a qualcuno delle proprie azioni, della propria vita. Irresponsabile è colui che non risponde, sembra di essere autonomo, chiuso in se stesso, una monade, non si interessa degli altri. Crescere in questa responsabilità non è soltanto un impegno civico, un impegno morale, un impegno delle persone, un impegno di noi tutti. Ecco la preghiera che facciamo questa sera. L'ho sentito tra l'altro nell'invito, nella preghiera rivoltaci dal maestro Manzari, a proposito, questa lampada ci ricordi che dobbiamo alimentare qui, come gente di Martina, alimentare qui davanti a San Martino l'impegno di essere responsabili della nostra città, della comunità. Questa è la mia preghiera, per me innanzitutto, come parroco della Basilica di San Martino. Questo è l'impegno che io rivolgo al Signore per ognuno di voi, perché possiamo crescere sempre di più in questo senso di responsabilità. Termino con il passaggio finale del testo ascoltato. Alla fine dei tempi, quando apparirà il Pastore Supremo, riceveremo il premio. Non l'avremo su questa terra, non dovremmo cercarlo a livello di consenso umano, che è passeggero e mutevole. Ma una cosa è certa, il Signore paga sempre, anche di domenica. Bene, poniamoci in piedi. Prego molto per i fratelli, perché li amava. Ripetiamo. Prego molto per i fratelli, perché li amava. Per loro diede la vita, perché li amava. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Prego molto per i fratelli, perché li amava. Mm.
Martino, Vescovo Santo, con tutte le forze amavi Cristo Re e non temevi le potenze del mondo. Anima Santissima, se la spada non ti ha colpito, non hai perso la gloria del martirio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. La potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Martino, Vescovo Santo, con tutte le forze amavi Cristo Re e non temevi le potenze del mondo. Anima Santissima, se la spada non ti ha colpito, non hai perso la gloria del martirio. Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome. Salva il tuo popolo, Signore. Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, insieme, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa. Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
Fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. Hai voluto che la nostra città fosse animata dalla presenza santificatrice di San Martino. Custodisci le nostre famiglie nella pace e nella carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del Santo Vescovo Martino, rinnova nei nostri cuori le meraviglie della tua grazia, perché né morte né vita ci possano separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra città e con noi rimanga sempre. Nella gioia del Signore vorrei dirvi andate in pace, ma non ve lo dico andate in pace perché subito dopo c'è il concerto della nostra banda. Quindi attendete qualche attimo e poi diamo inizio al concerto della banda. Chi può, chi deve andare via, ecco, vada in pace.
Padre Santo, che dispensi il sole e la pioggia, concedi a noi stagioni favorevoli per la fecondità dei campi, perché possiamo sempre ringraziarti e dall'abbondanza dei tuoi doni traggano alimento tutti gli affamati e i poveri della terra si riuniscano nella tua lode, per Cristo nostro Signore. Amen. Potete prendere i semi del grano e delle fave, che sono i cibi quotidiani, erano i cibi quotidiani delle nostre famiglie. Thank you.